Palaradi, 3B Media con Attilio Caia. Dopo tanto tanto tempo finalmente facciamo questa edizione straordinaria. Buonasera Attilio. Buonasera a voi. Appena finito l'allenamento del venerdì, quello forse più importante. Speriamo di no. Perché se il più importante è sempre il prossimo, vero? No, perché sicuramente diciamo che abbiamo fatto allenamenti migliori di stasera. C'è un qualcosa che non si può dire in queste parole? No, proprio abbiamo fatto allenamenti migliori a livello qualitativo di riuscire a fare le cose, sul campo, ecco. Invece a livello quantitativo com'è stato? No, come sempre abbiamo fatto attenzione ai giochi avversari, come quello che facciamo la seduta di rifinitura del venerdì. Quindi il venerdì facciamo queste cose, abbiamo fatto quello, però speriamo che a un brutto allenamento corrisponda una buona partita. Se Avellino fosse... Altre volte abbiamo fatto sempre buoni allenamenti e corrisposto partite dove non siamo riusciti, speriamo anche nella cabala contraria. Parlando di cabala, questa intervista serve anche per riprendere un certo discorso che abbiamo interrotto. No, ma ci eravamo abituati bene l'anno scorso. Per mille e mille motivi, grazie mille. Ti dicevo prima, se Avellino fosse davvero quella che abbiamo visto lunedì contro Milano, inutile giocare. Beh, Avellino è una squadra costruita per quella, la classifica media-alta, una squadra che hanno fatto investimenti importanti nell'estate, hanno un proprietario Sidigas che ha fatto investimenti importanti in tutta la regione Campania e quindi con questi investimenti importanti ha sistemato prima di tutto la situazione pregressa e poi ha fatto sì che una squadra con giocatori di salari importanti e quindi hanno tante frecce nel loro arco, cominciando da Linton Johnson, che è rimasto come il miglior pivot del campionato dell'anno precedente, per continuare con la coppia di stranieri sul perimetro Richardson e Warren, che era una vecchia conoscenza loro del campione dell'Eurolega, che poi ha giocato fino all'anno scorso in Eurolega a Zagabria. E poi hanno inserito un giocatore come Ibi, che io ho già avuto modo di incontrare in A2 quando ero a Rimini, un giocatore che nella singola partita può essere devastante. Quello che ha fatto un po' difetto a lui è stata un po' la sua continuità, perché a livello di testa diciamo che ha alternato partite di grande concentrazione e partite un po' meno. E poi sempre come livello di playmaker tra Shakur e Spinelli, insomma Spinelli è da anni che è una garanzia come cambio in A1 per questo livello. Shakur, un giocatore che l'anno scorso ha avuto una parentesi sfortunata a Casale, però è sempre un signor giocatore. E quindi insomma, cioè, vedi che abbiamo messo tante frecce nel loro arco e sono una squadra molto molto pericolosa, senza tralasciare questo Dragovic, che è un giocatore che giocava a San Pietroburgo, un giocatore molto quotato, giocava sempre come esterno, come tre, loro per loro necessità l'hanno riciclato a giocare da quattro e devo dire che il 60% da tre punti che sta avendo gli sta ripagando della loro scelta che un tre possa giocare quattro. Beh, un tre che possa giocare 4, qualcuno direbbe c'è Haf che si può presentare in questa maniera. Infatti, per tanti Haf è un 3 fatto e finito, tu però? Per tanti per me la differenza c'è tra saper giocare a pallacanestro, tra quelli bravi e quelli meno bravi, tra quelli esperti e quelli meno esperti. I ruoli a pallacanestro, la differenza la fanno tra interni ed esterni, ecco. Cioè ormai i quattro sono tutti giocatori perimetrali, vorrei sapere il Pittis è partito quando iniziava a fare le giovanili da 2 e poi si è consolidato da 4 e quindi non si può dire che fosse un 4, no? Però quando uno aveva certe qualità e così via, uguale vale per Mancinelli è un 3, cioè Milano giocava sempre da 3, in nazionale fa da 4, insomma penso che siano altri alla pallacanestro. I problemi che avrà Valli quali sono? Per adesso i problemi li abbiamo noi che siamo a 0, loro hanno 2 punti, hanno fatto una vittoria molto importante e quindi questa vittoria importante gli dà molta fiducia. Noi invece non siamo riusciti ancora a vincere, non siamo riusciti ancora a fare una vittoria importante e quindi abbiamo sicuramente più difficoltà. Loro hanno un talento superiore, dovremmo fare una difesa molto attenta e una difesa molto energica, una partita di grande intensità, di grande energia, solo così si riuscirebbe a,
a venire fuori con un risultato positivo. La difesa, come hai ripetuto più volte in questo avvio di campionato, è il tuo punto forte, non si può imputare nulla alla fase arretrata. No, la squadra è dall'inizio, dal precampionato, la squadra ha lavorato bene dall'inizio. Abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto cose buone, e siamo riusciti a fare una difesa molto buona, tant'è che nel precampionato ci ha dato molti risultati buoni, ma al di là dei risultati siamo sempre stati in partita, così pure come nelle prime tre partite del campionato siamo riusciti a stare molto molto in partita, molto appiccicati, e quindi insomma in difesa la squadra ha una sua identità, ha avuto un suo sistema, è molto aggressiva, gioca con grande coraggio e non sempre riusciamo a trasformare in attacco quello che di buono facciamo dietro. Com'è lo stato d'animo della squadra? Che mai Cremona in Serie A è partita con 3 sconfitte consecutive? Sono giocatori nuovi, d'accordo, però magari in società c'è un minimo di preoccupazione. Ma su quello della società bisognerebbe chiedere alla società. Io parlo per me la stesso. La sfera tecnica. Per me stesso, e sta verificando quello che poteva essere, purtroppo, visto anche il calendario, nelle previsioni. E siamo stati sfortunati nella partita contro Caserta, che avremmo meritato di vincere, però loro chi gioca in casa sicuramente ha qualcosa in più, era uno scontro diretto giocato in casa, però insomma, si sapeva che, almeno io sapevo che sicuramente il precampionato non mi ha fatto cambiare l'obiettivo, sapevo che era un'annata molto difficile e così lo è. Sono stupito, non è che sono lì a dire oddio cosa è successo, ecco, cioè, sono altre squadre che magari che perdono delle partite, che hanno organici importanti, possono dire così. Più di una volta hai sottolineato il fatto che secondo te qualcuno non ha ben capito la situazione che sta vivendo Cremona, lo ribadisci ancora adesso? No, ma sai, ma l'ho detto una volta, poi dopo io so quello che devo fare, io so quello che voglio fare, so quello che c'è da fare, ma non c'è problema. Insomma, una volta è stata fatta una domanda come mai di certe situazioni, sai, poi dopo uno dà una risposta, no? Perché poi bisogna capire in che contesto, adesso è talmente passato tanto tempo che non mi ricordo neanche più il contesto, no, di quella domanda, da estrapolare quella risposta, però io dico che qua c'è gente seria che lavora dal primo giorno seriamente e poi e penso soprattutto, io parlo per me stesso, non posso parlare per gli altri, io penso già di aver dimostrato, no, già in altre occasioni, non solo qua a Cremona, in 2 occasioni in 20 anni, quello che possa fare a livello di lavoro. C'è qualche nervo scoperto? Insomma, devo dire che sicuramente... Non solo da parte tua, anzi, diciamo più che altro da parte di qualcun altro. Sai, io posso parlare per me, a volte sicuramente amareggia certe critiche, certe prese di posizione, perché io mi sono sempre battuto in tutto e con tutto, con tutte le mie forze per poter... perché Cremona negli 2 anni che sono rimasto si salvasse, e quindi mi sono battuto con tutto quello. Anche quest'anno sono stato vicino al presidente Aldo Vanoli con tutti i suoi sacrifici che ha fatto e che fa tuttora per rimanere, però poi dopo quando magari ti accorgi che insomma non tutti sono sintonizzati sulla stessa lunghezza, c'è un attimo così di pensieri. Beh, anche perché visto dall'esterno della società puoi non avere ben chiaro come sono le dinamiche interne. Ci può anche stare che il pubblico comunque pagante abbia qualche critica in più rispetto al giornalista piuttosto che puntini, sì, puntini, sai, puntini. Critiche, va bene, ma... Le contestazioni non ce ne sono state. Non è che uno possa dire... tutto ha un tutto, si può dire, ma tutto che abbiano delle basi, no? Perché se no se tutti si parla e cioè, però va bene, ma insomma va bene, dai, cioè, è un problema mio, non è un problema di nessuno, va bene tutto, tutti possono dire quello che credono, va bene tutto, è un problema mio. Ti senti in discussione? Io mi sento in discussione dal primo giorno che faccio pallacanestro da 20 anni a questa parte, quindi non
non è che sono gli altri che devono metterlo in discussione. Io so quello che faccio e penso quello che appunto già di avere fatto, di avere dimostrato, di avere in situazioni drammatiche quello che sono riuscito a fare. Ecco, quindi magari uno pensa che di avere un po' di credito e di avere un po' di fiducia e di considerazione, visto che alla fine sono sempre arrivato dove dovevo arrivare. Però, ma ripeto, probabilmente è un problema mio che penso delle cose sbagliate, invece sono altre le cose giuste. Però tu ci credi ancora? Ci credo fino a che non mi fanno... Sei molto sul fatalista. Finché non mi fanno passare la voglia. Cosa si legge dietro queste parole? No. C'è un'interpretazione che mi sfugge. Finché mi fanno passare la voglia. Chi? Ma così, facciamo un generico. Io in tutte le cose che devo dire, io guarda, ho il massimo impegno, il massimo rispetto e la massima considerazione per Vanoni. Cioè io tutto quello che faccio sempre lavoro in più, sacrificio, a volte ho i momenti di scoramento, a volte dico ma sai che c'è, ma tanto io mica devo dimostrare, no? Però la cosa di Vanoli, il rispetto che ho verso di lui, per aiutare i suoi sacrifici, le sue cose, mi fanno sempre cercare di impegnarmi al massimo e anche di più. Io mi sto impegnando, io non ho mai lavorato tanto come quest'anno. Mai lavorato come quest'anno a fare video, preparare la squadra del primo giorno di allenamento, a fare allenamenti individuali, di squadra e tutto. Cioè io ho avuto sempre così via, però evidentemente questo non è stato ancora sufficiente, e si guarda solo magari a un risultato e così via, e poi si arriva a quella percezione di dire tu sei in discussione e così via. Fate come volete. L'altro giorno in un fuori onda mi hai detto, senza troppi giri di parole, che serve anche la fortuna per vincere. Vabbè, insomma, questo è normale. Noi a Caserta avremmo meritato la partita e dopodiché siamo stati anche un po' sfortunati, perché abbiamo sempre condotto al 58% i tiri liberi, obiettivamente. Insomma, è un dato che noi abbiamo pagato e che stiamo pagando. Siamo ultimi in classifica con la percentuale di tiri liberi e purtroppo è un dato. Siamo penultimi nel tiro a tre punti, è un altro problema. Questi sono due problemi che stiamo pagando e che purtroppo paghiamo, e una sconfitta sicuramente l'abbiamo avuta per questo. La Cabala dice che nello scontro tra Cremona e Avellino ha sempre vinto la squadra di casa. Dice che per la prima volta l'andata si gioca a Cremona. Dice che su 7 partite 4 volte ha arbitrato Sardella. Bene, speriamo. Questo è strano, però, come designazione. È uno specialista. No, ma poi designazione, ma è sorteggiata, quindi è proprio casuale, perché quest'anno c'è il sorteggio arbitrale, quindi è proprio casuale. E speriamo che la Cabala continui. E il cuore cosa dice per domenica? Il cuore, ognuno può parlare per se stesso, io dico sempre questo, no? Beh, e poi di quello che si fa, quello che si raccoglie, io personalmente mi sento in questi 2 mesi di aver lavorato tanto, di aver lavorato molto, chi è che era con noi dall'inizio ha fatto altrettanto, ci meriteremmo anche un risultato, però speriamo di essere altrettanto bravi per prendercelo questo risultato. E la testa è d'accordo col cuore? Testa, e poi c'è anche la testa, c'è la tecnica, perché a volte sai, si fa tanta dietrologia, tanti giri di parole, tanta, soprattutto la parola giusta, dietrologia, per cercare di capire, no? Perché non si va una cosa e non si va incontro alla risposta più semplice, no? Cioè, uno fa un errore perché è limitato, no? Perché no, sai, a volte si pensa a 50.000, la testa, il cuore, la psicosi, la polemica, la pressione, la tensione. Si vuole trovare 50.000 alibi quando invece è più nuda del re la risposta. Cioè uno sbaglia perché ha dei limiti. Beh, sono dei limiti che oltre i quali bisogna saper giocare comunque.
o sono proprio dei limiti invalicabili? No, oltre i quali bisogna saper giocare, si prova sempre, certo, si prova sempre, però insomma si prova sempre, però vedi, alla fine dell'anno lo scudetto lo vince sempre o la Juventus o il Milan o cosa, non lo vince mai il Catania o il Cagliari o che ti posso dire, un'altra squadra di... o il Chievo, ecco. Loro cercano di fare, però non è che i limiti, cioè riesce ad andare a vincere lo scudetto. C'è una domanda che vorresti ti facessi o ti ritieni soddisfatto? Una risposta che vuoi dare? Allora io voglio fare il meglio possibile per soprattutto per chi come Vanoli fa questi sacrifici, che ha permesso di tenere la squadra, che ha permesso di continuare il basket a Cremona, che in un momento di grande difficoltà dell'economia spende soldi, investe soldi, e quindi questo mi sembra una cosa, e tutto quello che io mi sento di fare, di mettere a disposizione, è questa proprio mia volontà di fare. E poi io so esattamente come sono le cose, perché tu prima dicevi se uno è in discussione, se uno ha delle critiche, ma sai, bisogna sapere le cose. Se uno sapesse le cose fino in fondo, allora sa di cosa si parla, e allora a margine. Ma invece se le cose uno non le sa, è facile dire, no? Si può dire tutto è il contrario di tutto. Dire perché hai preso quello, perché hai preso quell'altro, perché hai fatto quello, perché hai fatto quell'altro, cioè ci sono delle spiegazioni, ma non è adesso sicuramente il momento di dire delle cose. Ma, e poi dopo, se uno allora ti dà un beneficio di inventare su delle cose, no? Allora dici, beh, insomma, magari se hanno fatto così è perché era difficile fare diversamente, non impossibile, impossibile non c'è, era difficile fare diversamente, e allora magari ti dà anche delle giustificazioni, delle spiegazioni, ecco. E allora torniamo al discorso di prima, uno accetta, sai, uno senza sapere, uno può dire di tutto così, sparare sul mucchio, dire che quello è sbagliato, quello è un errore, ho capito, ma senza sapere è facile. E certe cose è meglio non saperle, forse. Beh, fa comodo non saperle, oppure uno fa come fa finta di non saperle. Ma torniamo al discorso di prima, ecco. Abbiamo innescato Attilio. No, non c'è problema. Anche perché abbiamo abusato del tuo tempo, ci sono Paolo e Gigio che ti aspettano per l'ennesima riunione tecnica, ti lasciamo andare al lavoro perché sono 7:30, ma è tutt'altro che finita. No, ma sai, qui cominciamo la mattina alle 9 per fare il coso e finiamo la sera, come dicevi tu, adesso abbiamo ancora un'ora di sistemare tutta la riunione tecnica per domani della squadra. Noi siamo gente che dal primo giorno che lavora il massimo che può fare, forse mai come quest'anno, eppure poi lavori mai come quest'anno in mezzo alle difficoltà e tutto e così via, cioè sembra che c'è qualcosa che non va, che c'è la tensione che non c'è, cioè la tensione, cioè a me perdere le partite non mi va bene. Allora se è strano. No, perché sai, poi dopo se c'è tensione, loro dicono che va bene, allora non facciamo tensione. Allora prendiamo quello che viene, non facciamo tensione. E va bene così. Allora facciamo venire i due punti domenica e ti lasciamo andare al lavoro. No, ma io ce l'ho sempre la tensione. Solo che il problema è che la tensione, l'anno scorso quando si vinceva, la mia tensione era uguale, andava bene. L'anno scorso che si vinceva la tensione, i rimproveri, cosa, andava tutto bene. Litigate con Milic, litigate con cose, quando si vinceva andava tutto bene. Quest'anno, ma io ormai sono vecchio, so come funziona, quindi non è che di sicuro... Sei esperto, non vecchio. Esatto. So come funziona, non è che mi cambia. Grazie ad Attilio, ci hai dedicato 20 minuti, forse non li meritavamo, però no, ti ringraziamo comunque. Dopo un po', dopo 4 mesi ti fai rivedere. Avevi bisogno anche tu, eh? Ti fai rivedere, sei così via e tutto, quindi caspita, è un mio piacere parlarti dopo questa tua visita inaspettata.
Va bene, grazie mille Attilio, buon lavoro, in bocca al lupo per domenica. Crepi che abbiamo bisogno.